Oggi cominceremo a studiare le forze tra le cariche elettriche. Le forze elettriche hanno un'enorme importanza nella natura. Alla scala atomica superano di gran lunga le forze gravitazionali. Le forze elettriche tengono assieme gli atomi e rendono i fili d'acciaio robusti. Esse tengono anche separati gli atomi e rendono, per esempio, l'acqua poco comprimibile. Ecco qui una provetta che io riempio tutta d'acqua e un pistone a tenuta che scende fino a toccare l'acqua. Scende lentamente, così. Ora tocca l'acqua. Appoggiamo la provetta sopra una spugna di gomma e via. Diamo un colpo secco allo stantuffo. L'acqua è praticamente incomprimibile. Inoltre, le forze elettriche tengono assieme i costituenti degli atomi, elettroni e nuclei. Se volete comprendere la fisica atomica e anche capire bene quei modelli della struttura atomica che usiamo, bisogna che conosciate la legge di forza tra le cariche elettriche. Agli scienziati fa piacere trovare una legge di forza non solo per imparare qualcosa, ma perché essa amplia il loro quadro di comprensione della natura. Soddisfa il loro desiderio di semplicità e riduce quello che era il mistero in qualche modo a legge e ordine. Noi ora studieremo la legge universale di forza fra cariche elettriche. A piccola distanza, le forze elettriche competono bene con la gravità. Metti in moto il generatore, per favore. Diamo una carica al pallone. Diamone ora una uguale al mio pallone. Si respingono. A piccola distanza la forza è molto grande. A maggior distanza è minore. Più lontani la forza è piccolissima. Ora diamogli una carica opposta. E abbiamo attrazione. Qual è l'esatta relazione che c'è tra forza e distanza? Probabilmente lo sapete già. La legge di Coulomb dice: la forza varia inversamente al quadrato della distanza fra le cariche. Questo vuol dire che raddoppiando la distanza, la forza si riduce a un quarto e a 10 volte la distanza si riduce a un centesimo. La legge dell'inverso del quadrato è valida in molti casi. Per esempio, per l'illuminazione dovuta a una piccola lampada, quando la luce si propaga in linea retta nell'aria limpida, non nella nebbia o in acqua torbida che la assorbono. Ecco qua un libro, un altro a distanza doppia, un terzo a distanza tripla di quella del primo, da una piccola lampada. La legge dell'inverso del quadrato è caratteristica di qualsiasi cosa che si propaghi in linea retta senza assorbimento. Vi illustrerò questo discorso con una storiella. Supponiamo che un ristorante abbia il problema di imburrare i toast. Vuole essere molto moderno e perciò lo farà a macchina. Il proprietario allora inventa un cannone da burro, da cui il burro fuso, che è qui, viene spruzzato fuori in linea retta. Ecco qui i raggi di burro. Ecco qui il toast. I raggi di burro escono e lo colpiscono qui, 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 qui. E lo imburrano dappertutto. Invece che fermarsi, i raggi potrebbero proseguire. E si può mettere il toast più indietro, a distanza doppia. C'entrano due toast in larghezza, altri due in altezza, e complessivamente sono quattro toast che vengono imburrati con uno strato spesso la metà, no, spesso un quarto di burro. È la legge dell'inverso del quadrato. A distanza tripla, tre toast per così, tre altri per così. In tutto c'entrano nove toast e lo strato è ridotto a un nono appena, con economia di burro. Un secolo dopo l'ipotesi di Newton che la gravitazione universale segue la legge dell'inverso del quadrato, Coulomb fece un'ipotesi analoga per le forze elettriche. Egli controllò questa ipotesi con una bilancia di torsione del tipo di quella usata da Cavendish,
per l'esperienza sulla legge di gravitazione. Eccola qui. Il filo, l'asta girevole, due palline che portano le cariche. Nel nostro esperimento useremo una bilancia a molla per misurare la forza. Eccola. Due palline di metallo che possiamo caricare, un'asta che ne sostiene un'altra e una molla per equilibrare la forza tra le palline. Ed ecco qui un indice che mostrerà l'allungamento della molla su questa scala, permettendo di valutare la forza. Ora chiedo al mio assistente di allontanare la pallina superiore per verificare se lo zero è a posto. Vorrei che vedeste quanto è sensibile questa bilancia. Ho qui con me una serie di pesi. Un grammo? Oh no, un grammo è troppo. Un decimo di grammo. Ora, per favore, metti questo decimo di grammo sopra la pallina e vedremo quanto fa sulla scala. Prima però metto a posto lo zero. Aspetta un momento finché non è a posto. Libero la bilancia dal suo fermo. Ecco, eccolo zero. È a posto. Metti pure su il decimo di grammo. Ecco fatto. Un decimo di grammo entro il 2% è un millesimo di Newton. Vedete dove è andato l'indice? Molto vicino a 10. Perciò ognuno di questi tratti, ognuna di queste divisioni, rappresenta una forza di un decimillesimo di Newton all'incirca. Togli pure il peso. Ora vi mostrerò come misureremo la distanza che separa le due palline. Le allontano fino a distanza di una spanna o a distanza di due spanne, in questo modo. Chiamerò ognuna di queste distanze una spanna, anche se potete vedere che esse sono, in effetti, di 15 centimetri ciascuna. 15, 30, 45. Ma io non userò questi numeri nell'esperimento. Mi basterà chiamarli una spanna, due spanne, tre spanne. Facciamo una tabella. Qui segniamo la distanza tra le palline. Qui la forza. E noi andremo da una spanna a due, a tre. Cominceremo mettendo una pallina molto lontana, all'infinito. Ecco, così. E a distanza infinita la forza sarà zero. Infatti l'indice resta qui. Poi incominceremo da una spanna. Prima però devo caricare le palline. Non vi parlerò di questa vecchia macchina elettrostatica. Vi dico solo che essa funziona con le cariche indotte sulla piastra che ho in mano. Forse sarà meglio caricarle ancora. Ecco, sono cariche. Ora, per favore, metti la pallina a distanza di una spanna, mentre guardo la scala. Ci siamo. A una spanna la forza è, segnala per favore, fra 23 e 25. Circa 20. Si fermerà a 23,7. Ora due spanne, per favore. La forza è molto minore. Non è così la legge dell'inverso del quadrato? Alza ancora un po'. Bene, l'indice si è fermato.